Amici di Onda Libera, siamo in collegamento telefonico con il dottor Paolo Boiano, che è il segretario generale aggiunto della DIRSTAT. Col dottor Boiano già in precedenza ci siamo messi in contatto per qualche ragguaglio, spiegazioni su la disciplina, la normativa che regola la dirigenza pubblica, con particolare riguardo a quella del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ecco, dottor Boiano, qual è lo stato dell'arte in merito alla dirigenza pubblica? È cambiato qualcosa nel frattempo? Ci sono problemi nell'applicazione di questa normativa? Ad oggi le dirò che non è cambiato niente. Auspichiamo che con la recente nomina dei nuovi vertici delle agenzie fiscali, il generale della Guardia di Finanza per le entrate e altri dirigenti per Dogane e Demanio, possa finalmente cambiare qualcosa. E dico subito che praticamente dopo la sentenza della Consulta le agenzie fiscali avrebbero dovuto porre in essere i sistemi indicati dalla Corte Costituzionale, ovvero reggenze ai più elevati in grado e procedure selettive rapide. Purtroppo non è stato fatto questo, nel senso che il governo, d'accordo col governo, è stato fatto, sono stati varati dei provvedimenti legislativi e istituite posizioni organizzative speciali, posizioni organizzative a tempo, proprio per aggirare la sentenza della Consulta, perché poi in buona sostanza i sistemi, le procedure sono state identiche a quelle delle nomine dirigenziali senza concorso. Poi contemporaneamente il governo autorizzò un concorso a 403 posti dirigenziali e si voleva mettere nel bando, si mise nel bando concorso per titolo ed esame proprio per offrire la possibilità a coloro i quali erano stati retrocessi dopo la sentenza della Consulta di avere maggiori possibilità per il concorso. Naturalmente questo concorso è stato impugnato e la giustizia amministrativa ha detto che i concorsi vanno fatti solo per esami. Il concorso dovrebbe effettuarsi entro il 31 dicembre 2018, però adesso i cambi di vertici chiaramente sposteranno qualche cosa. Ma il vero problema qual è? È che sono stati i vertici delle agenzie fiscali, in modo particolare quella della massima, la più grande agenzia, quella delle entrate, che deve funzionare bene se noi vogliamo fare una corretta lotta all'evasione fiscale, non è stato fatto niente, perché con l'aggiramento della sentenza della Consulta sono passati ben 3 anni e i nuovi dirigenti non ci stanno ancora, quindi praticamente POS e POT, deleghe dei dirigenti ai funzionari della terza area, ma tutto questo perché? Avevamo oltretutto anche delle graduatorie di concorsi fatte dal Ministero delle Finanze negli anni 93, 94, 95, un concorso a 999 posti, un concorso a 162, a 163 posti, dove il Ministero delle Finanze, che funzionava bene, aveva fatto un certo numero di idonei, dicevano che mano a mano che vanno in pensione prendiamo gli idonei. Tutto questo non è stato fatto, perché i vertici dell'agenzia, chiaramente d'accordo col governo, perché se noi sappiamo che il ministro dell'economia ha l'alta vigilanza sulle agenzie fiscali, vigilanza che non è stata fatta, perché diversamente il ministro avrebbe dovuto dire bandite i concorsi, e parliamo del 2015, siamo al 2018, in 3 anni avremmo avuto dirigenti effettivi vincitori di concorso, tutto questo non è stato fatto, e naturalmente non si preoccupano di che cosa? I dirigenti che hanno vinto i concorsi chiaramente mal hanno visto le nomine fatte in tutte persone, senza procedure selettive. Certo. Quindi a questo punto la macchina fiscale va sempre male. Perché? Perché c'è un malcontento generale, cioè coloro i quali sapevano che a un certo momento si potevano bandire delle procedure selettive, vinca il migliore. Sono trascorsi quasi 20 anni e nelle agenzie fiscali non sono stati fatti mai concorsi seri e corretti. Non so se rendo l'idea. Certo,
si vedono anche dei risultati per quanto riguarda, cioè, come sta andando nel complesso, secondo i dati della Dirstat, l'aspetto delle riscossioni, insomma, l'aspetto del... No, è stato fatto un altro babocchio dal governo Renzi, quindi abbiamo fatto Agenzia delle Entrate e Riscossioni, la riscossione è resistita da Equitalia, abbiamo fatto questa fusione. E com'è possibile far convivere dipendenti privati, quali quelli di Equitalia, con i dipendenti pubblici, quali quelli delle agenzie delle entrate? Quindi c'è una confusione, un caos che lei non ne ha idea, perché non è possibile che i dirigenti di Equitalia, essendo una SPA, potevano essere nominati anche sulla scorta di iniziative particolari. Ma i dipendenti delle agenzie fiscali, piaccia o non piaccia, sono dipendenti pubblici. Le agenzie fiscali sono enti pubblici non economici e come tale rispetto a tutte le norme che regolano il pubblico impiego. Quindi deve essere eliminato il principio secondo cui io posso nominare chi voglio, perché discrezionalmente di Gricchetti è meglio di Caio. L'articolo 97 della Costituzione va rispettato. Certo, non so certo, se rendo certo l'idea. No. Questo anche per un senso di giustizia nei confronti di coloro i quali sono dirigenti perché hanno vinto regolare procedure selettive. Non so se rendo l'idea. L'auspicio è che il nuovo direttore, per esempio, delle entrate, generale della Guardia di Finanza, farà luce e chiarezza e sicuramente appena si insedierà, col quale noi chiederemo un colloquio, andremo a mettere in chiaro tutta questa situazione, perché diversamente che il governo attuale, va bene, che si sta sforzando per superare tutti gli ostacoli, tutte le difficoltà, e quindi intende fare una corretta lotta all'evasione fiscale, ma se non c'è benessere, se non c'è accordo, se non si mette in condizioni il personale di vivere con tranquillità, è chiaro che la lotta all'evasione non si può fare. Il cambio ai vertici del Ministro dell'Economia e delle Finanze è già stato formalizzato oppure è ancora in corso attualmente? Il cambio ai vertici del Ministro si deve formalizzare, il cambio dei vertici delle agenzie fiscali, perché i decreti stanno per la registrazione alla Corte dei Conti. Ok, ecco, le volevo chiedere un'altra questione per quanto riguarda diciamo le procedure di accertamento, eccetera. Si è parlato spesso di anagrafe bancaria. No, sì. Credo che sia uno strumento suggerito dall'Europa, se non sbaglio, una sì, di questo tipo qui. Ecco, in Italia a che punto siamo? Questa è un'altra chicca dell'Agenzia delle Entrate, perché nel 2011 fu varato un provvedimento in forza del quale il direttore dell'Agenzia era responsabile dell'istituzione di questa anagrafe bancaria per i contribuenti maggiormente a rischio. Okay. Dal 2011 non è stato fatto niente. Cosa si intende per contribuenti maggiormente a rischio? Cioè i contribuenti, la grande evasione, è inutile andare a vedere il piccolo artigiano, il piccolo commerciante. Sì, e allora il governo Monti nel 2011 pose in essere questa anagrafe bancaria, responsabilizzando il direttore dell'agenzia, che doveva fare queste liste selettive per i contribuenti maggiormente a rischio e per combattere l'evasione, la grande evasione. Certo. Sa di fatto che dal 2011 non è stato fatto niente, tant'è vero che ci fu un'interrogazione parlamentare con un question time, il ministro era in difficoltà perché non sapeva che cosa rispondere al parlamentare che aveva fatto questa interrogazione, okay, che scaturiva da una delibera della Corte dei Conti che censurava l'atteggiamento dell'Agenzia delle Entrate che non aveva provveduto a fare questa anagrafe bancaria. Dopo 7 anni che non è stato fatto niente, l'ex direttore, nel momento in cui non era più il direttore perché è stato nominato il nuovo di recente, pone in essere una circolare per l'istituzione di questa anagrafe bancaria. Okay. Mi sembra una cosa assurda. Per 7 anni non è stato fatto niente. Mo si inserì a giorni il nuovo direttore e noi poniamo in essere adesso quello che avremmo dovuto fare 7 anni fa. Certo. Una cosa kafkiana, diciamo. Perché
il nuovo direttore vedrà che in 7 anni non è stato fatto niente, è stato fatto adesso. Certo. Tra l'altro poi, la delibera della Corte dei Conti è datata al 2017, quindi se voleva essere presa in considerazione quando deliberata la Corte dei Conti, si doveva già iniziare l'anno scorso. E invece no, adesso in vita uscita facciamo qualche cosa. Un'ultima domanda, allora, di fronte diciamo alla politica nuova che del nuovo governo 5 Stelle Lega, la Dirstat avanzerà qualche richiesta? Sì, noi abbiamo chiesto già un incontro con il Presidente del Consiglio dei Ministri, col Ministro dell'Economia e col Ministro della Funzione Pubblica e attendiamo la convocazione. Proprio perché vogliamo mettere il dito sulla piaga e riprendere un discorso iniziato parecchi anni fa e che non ha avuto nessun risvolto. Cioè praticamente i funzionari delle agenzie fiscali sono un controllato dal Marco, tu hai avuto l'incarico, io non l'ho avuto, tu hai avuto la posizione organizzativa, io non l'ho avuto. Tra l'altro c'è da dire che queste posizioni organizzative speciali, posizione organizzativa a tempo, e adesso le power, l'ultimo regalo del governo Gentiloni nella finanziaria 2018, istituisce le POER, posizione organizzativa particolare, cioè sarebbe la famosa carriera intermedia tra dirigenti e impiegati, che possiamo definirla aria quadri o vice dirigenza, per la quale la Dirstat è stata l'antesignana per questa carriera intermedia. La Dirstat fu l'unico sindacato a Bruxelles che portava avanti sul discorso della carriera intermedia, cioè manca il dirigente e lo sostituisce un quadro, un vice dirigente, un funzionario più alto in grado. Loro invece, in modo poco legalitario, si istituiscono le poche per le agenzie fiscali, ma perché gli altri dipendenti pubblici non hanno gli stessi diritti di questa carriera intermedia. Allora, questa è la situazione. Aspettiamo con grande piacere e interesse l'insediamento dei nuovi vertici, principalmente quello delle entrate, perché l'agenzia delle entrate è quella che deve funzionare brillantemente, proprio perché se non entrano i soldi non possono uscire. Esatto. Il governo sta facendo salti mortali per vedere come mantenere gli impegni assunti durante la competizione elettorale, ma purtroppo i margini sono limitati, perché parliamoci chiaro, l'80% delle entrate tributarie è data da lavoratori dipendenti e pensionati. Un'ultimissima domanda per quanto riguarda il discorso di cui si sta parlando proprio questi giorni, la cosiddetta pace fiscale. Pace fiscale io condivido pienamente che si faccia la pace fiscale per coloro i quali hanno un contenzioso in itinere. Condivido il pensiero del vice premier Di Maio, il ministro Di Maio, che dice la pace fiscale sì, per coloro i quali hanno un contenzioso in itinere e noi facciamo la pace per recuperare soldi, anzitempo, senza attendere le decisioni delle commissioni e quant'altro. Non è accettabile, come giustamente rileva Di Maio, il condono. Perché il condono è un premio agli evasori, cioè coloro i quali non hanno mai presentato dichiarazioni, insomma, sono evasori incalliti, e noi facciamo il condono, diamo un premio agli evasori, esatto, a tutto svantaggio di coloro i quali hanno fatto il loro dovere rispettando l'articolo 53 della Costituzione. Dottor Boiano, lei è sempre gentilissimo come al solito, la ringrazio per questa sua... Ringrazio io a lei per questa opportunità che mi ha dato di fare queste dichiarazioni. Yeah.